C'è qualcosa che ti turba e non me lo vuoi dire? Godite, goditeli, goditeli tutti, perché poi una volta diplomato all'università oppure se sceglierai di entrare subito nel mondo del lavoro, non dico subito, ma dopo qualche annetto ti mancherà, ti mancheranno questi anni. E poi non credo che attorno a te ci siano persone solo bulle, io penso che ci siano anche amici veri, amici che ti vogliono bene, eh? Ci hai pensato? Quindi non vedere solo il lato negativo. Sì, ok, esistono quelle persone lì che danno fastidio e ti credo anche. Però non dimenticarti della parte buona. So che tra il bene e il male è sempre il male quello che emerge, quello che viene più ricordato e magari si tende a lasciare indietro quelle che sono le belle situazioni. Però tu prova a fermarti. Prima di iniziare questo video, volevo dirvi che questo sarà un ASMR rilassante sponsorizzato da Im, che come sapete io adoro, collaboro con loro, come vi ho già detto altre volte, da molto tempo ormai, e ogni mese mi riforniscono di nuove creme da provare. Io queste le sto provando da circa 10 giorni e sono questo è un siero antimacchia. Praticamente va applicato quotidianamente mattina e sera. Noterete che va a schiarire quelle che sono delle pigmentazioni scure che abbiamo sulla pelle, le macchie solari. Insomma, su di me sta facendo effetto perché sul naso mi erano uscite tipo due lentiggini, due macchie piccolissime di sole. Ho iniziato a metterle subito e le macchie sono quasi completamente sparite. Le applico in questa zona qui soprattutto perché qui ho macchie di sole, quindi a me serve per quella zona e mi sto trovando bene. Insieme poi c'è la crema da mettere, anche lei sbiancante. Siete interessati a questi prodotti che agiscono sulle macchie di melanina, sulle macchie di sole, come le volete chiamare, su quelle che sono appunto quelle macchie che ci escono quando andiamo al mare, tipo a me escono puntualmente ogni anno e fanno un po' di fatica ad andare via, ci vuole qualche mese da sole. Con queste si accelerano i tempi, quindi se li volete acquistare vi metto il link di Amazon dove poterli acquistare.
Bene. Sei sicuro vada tutto bene? Non si direbbe. C'è qualcosa che questo. Oh mamma, è anche l'ultimo anno per te, farai gli esami. Oh. Beh, tesoro. Secondo me dovresti stare tranquillo, sai. Sì, è normale avere tutte queste paure. Poi per te arriva l'ultimo anno, quello degli esami, quindi immagino che possa incontrare. Sei studioso. Senti, mi sono permessa.
Dimmi cosa fanno questi compagni, se compagni li possiamo chiamare. Addirittura. Ti tormentano durante i compiti in classe. Non ti preoccupare, non ti sto giudicando. Li aiuti. Mi chiedi se è giusto o sbagliato? No, non c'è un giusto o sbagliato in questi casi. Tu devi fare sempre ciò che ti dice il cuore. Però devi aiutare senza essere circuito. Cioè, non devi permettere alle persone di approfittarsene di te. Capisci cosa voglio dire? Cioè, il fatto che tu aiuti chi è meno bravo di te non è sbagliato. Anche chi è meno meritevole non è sbagliato. Non c'è un giusto o sbagliato. Però davanti a quelle persone, a quei compagni che, come dici tu, abusano, reiterano atteggiamenti scorretti, allora lì bisogna fare un passo.
adesso la bevo anch'io. Adesso inizia ad essermi, ok? Adesso inizia ad essermi un po' più chiaro come mai tu hai questo timore di iniziare la scuola, specialmente quest'anno. Esatto, sì, loro non studiando, poi si vedrà tutto alla fine, durante gli esami. Chi vale davvero, no? Lascia stare quelle persone che sfottono, che si sentono superiori, lasciale stare, anzi, lasciale fare. Tu lasciale fare. Fagli credere davvero che sia così. Questi bulli, mi pare di capire, sono un po' bulli. Vogliono fare su di te. Metti un fermo. E dici no. Per quello ti volevo dire, tu fagli credere, cioè non stare lì a perdere tempo a litigare per ogni cosa sbagliata che vedi. Parla solo quando è necessario. Quindi fagli credere fino ad un certo punto che loro siano i grandi della classe, della scuola, della situazione. Ma quando ti toccano personalmente o tendono a darti ordini e la cosa a te chiaramente non piace, lì devi far vedere chi sei. Non mi devi ringraziare, assolutamente no. È solo un consiglio. E poi volevo rasserenarti e rassicurarti perché la scuola è uno dei più bei momenti che possiamo vivere durante tutto l'arco della nostra vita. Uno di quei momenti che rimpiangeremo quando sarà ormai un lontano ricordo, rimpiangeremo tanto la scuola, il liceo. Quindi viviti e goditi questi anni, questi momenti di leggerezza, giovinezza, anche di impegno scolastico. Goditeli, goditeli tutti. Perché poi una volta diplomato all'università, oppure se sceglierai di entrare subito nel mondo del lavoro, non dico subito, ma dopo qualche annetto ti mancherà. Ti mancheranno questi anni. E poi non credo che attorno a te ci siano persone solo bulle. Io penso che ci siano anche amici veri, amici che ti vogliono bene. Ci hai pensato? Quindi non vedere solo il lato negativo. Sì, ok, esistono quelle persone lì che danno fastidio e ti credo anche. Però non dimenticarti della parte buona. So che tra il bene e il male è sempre il male quello che emerge, quello che viene più ricordato e magari si tende a lasciare indietro quelle che sono le belle situazioni. Però tu prova a fermarti. Prova a pensare, esistono solo loro. Fantastici. Però mi devi promettere che me li presenterai, eh?
Davvero, davvero, ti ho fatto vedere prima, rilassante. Buona, vero? E la stevia ci va un sacco. Stato veramente un piacere aver bevuto questa tisana insieme a te. Mi raccomando, ti aspetto qui quando avrai iniziato la scuola. Stai tranquillo, che andrà tutto bene. Ti auguro buon inizio di anno scolastico. Ti auguro che tutto ciò che desideri in quest'anno si possa realizzare. Il massimo dei voti, competere in qualcosa, tutto quello che desideri. Ovviamente, alla base ci deve essere il tuo impegno. Ciao tesoro mio.